Il Catania non riesce più a vincere contro il Taranto, finisce 0-0, il quarto pareggio su altrettante gare esterne stagionali. Come già successo ad Andria e Reggio Calabria, la squadra rossazzurra ha avuto le migliori occasioni da gol, ma purtroppo l'attacco continua a non incidere, per di più contro un avversario mediocre. Tra infortuni e scelte tecniche, Rigoli schiera una formazione inedita con Parisi e Nava sulle corsie esterne, Bucolo e Di Cecco a centrocampo e Barisic e Di Grazia esterni d'attacco. Il primo tempo è avaro di azioni pericolose, degna di noto una progressione di Di Grazia che conclude con un diagonale deviato da Mauro Antonio. Il Catania chiude la prima frazione portandosi sempre più in avanti ma non riuscendo a trovare sbocchi. Nella ripresa Bergamelli interviene in maniera efficace per sventare le incursioni pugliesi. È ancora Di Grazia ad avere l'occasione per il vantaggio su cross di Barisic, ma il pallone si perde sul fondo. Poco dopo ci prova Barisic che spara sul portiere invece di servire Paolucci, apparso ancora Bulico. Sempre Di Grazia ci prova su punizione ma il pallone va sopra la traversa. Negli ultimi 20 minuti Rigoli inserisce Russotto per Paolucci. Barisic manca l'ennesima occasione. Rigoli fa entrare Anastasi ma è Russotto prima del triplice fischio a mancare il match point. La sua conclusione nel cuore dell'area finisce fuori bersaglio. Messina sconfitta e contestato al San Filippo al termine della gara contro la Paganese. La squadra di Marra latita sul piano della costruzione del gioco e risulta inconcludente in avanti. Troppa grazia per i campani che segnano al 27esimo del primo tempo con Deli, abile a sfruttare un'amnesia difensiva. Il raddoppio giunge a 7 minuti dal termine con Longo che colpisce in contropiede. Domenica prossima al Massimino è in programma il derby con il Catania. Buon pari 2-2 del Siracusa Melfi. La squadra di Sottil subisce il gol di De Vena al 19esimo e Catania nella ripresa a trovare il pareggio al 10esimo prima dell'ennesima rete di De Vena al minuto 27. Il pari definitivo arriva grazie a De Zai a 2 minuti dal termine. Pari 0-0 anche per l'Acragas all'Esseneto contro il Catanzaro. La squadra di Napoli non ha praticamente mai tirato in porta e deve ringraziare il portiere Pane se è riuscita a portare a casa un punto. Ed a proposito di Lega Pro, parte oggi su Video Regione Gol Pro, trasmissione condotta dal nostro direttore Salvatore Cannata, con ospiti, immagini e commenti sulle quattro siciliane. L'appuntamento è sul canale 16 alle ore 23.